Sono qui con Francesca Guarnier, la presidente della Croce Rossa di Bardonecchia. Ci aggiorna sulla situazione attuale, soprattutto degli sfollati, delle utenze per i residenti? Sì, buongiorno a tutti. I lavori procedono incessantemente dalle 22.30 al momento dell'evento. Siamo ormai in fase di normalizzazione. La cittadina sta girando ormai con il gas correttamente nelle tubature, e ci sono ancora alcuni problemi di aria all'interno delle condutture, ma è in fase di ripristino. Così anche l'acqua. Nonostante questo, la SMAT ha messo a disposizione due grosse cisterne in due punti nevralgici, che sono Piazza dei Gasperi e Piazza Statuto, e in più, insieme al gruppo dei miei volontari che sono qui rappresentati, insieme al comitato di Susa, stiamo provvedendo all'approvvigionamento a persona nei vari condomini che ancora hanno avuto dei rallentamenti sulle forniture. Detto questo, la situazione è assolutamente sotto controllo, grazie al cielo non abbiamo avuto feriti, vittime e dispersi. Anche gli sfollati già da ieri sono completamente rientrati presso le abitazioni, laddove gli hotel non potevano più ospitarli, e così come nelle abitazioni, che dopo bonifiche dei vigili del fuoco sono poi state dichiarate assolutamente abitative e dunque sono poi rientrati. Abbiamo ospitato ancora stanotte due nuclei, un nucleo familiare, un gruppo di persone con legami amicali fra di loro, che sono già rientrati in parte nell'abitazione e in parte presso i loro domicili, che sono fuori Bardonecchia.